Sono Riccardo Gennaioli, funzionario storico dell'arte, direttore del settore restauro materiali lapidei. L'applicazione dell'opificio al restauro delle sculture e più in generale dei materiali lapidei fu la prima e naturale, diciamo, conseguenza dell'evoluzione dell'attività dell'Istituto nel momento di trasformazione da manifattura artistica a istituto dedicato appunto al restauro. Negli anni 80 dell'Ottocento l'opificio ha realizzato un sorprendente numero di interventi in praticamente tutte le regioni di Italia e ancora oggi l'attività del laboratorio si divide tra i lavori realizzati all'interno della sede storica di Via degli Alfani e i cantieri esterni. In questo periodo nel laboratorio si stanno svolgendo le lezioni per gli allievi del quarto anno del percorso formativo 1. Stiamo analizzando insieme a loro le forme di degrado che più comunemente si trovano sulle opere lapidee esposte all'aperto. In particolare su questo capitello in marmo bianco, opera di Andrea Ferrucci e proveniente dalla chiesa di Santa Trinita a Firenze, è possibile verificare con loro l'azione di degrado dovuta al biodeterioramento e sperimentare i metodi di disattivazione e rimozione del biofilm. Il settore di restauro materiali e lapidei ha realizzato un progetto di ricerca sul gruppo scultoreo alle mie spalle, che rappresenta Margherita di Brabante, che nel 1311 morì di peste a Genova. Il progetto di ricerca ha riguardato lo studio dello stato conservativo dell'opera, quindi abbiamo approfondito tutta una serie di problematiche che si sono osservate e in questo momento stiamo procedendo con l'intervento di restauro.